Ciao! Allora, oggi recensione su questo correttore in stick dell'Iverse della linea Sebo Vegetale ed è il correttore SOS Spot Imperfezioni. Allora, intanto la quantità è un 1,4 grammi e costa sui 4,90 euro, quindi qualità-prezzo ci state sicuramente, quantità-prezzo. L'ho proprio finito perché di quelli in stick che escono, quindi l'ho proprio finito. Il colore è unico universale, quindi non vi sto a dire il colore. E allora, per le imperfezioni copre, e non è di quelli che fanno accelerare l'asciugatura, anche se lo promette, ma in teoria non, in pratica non lo fa. Copre, è un buon correttore per le imperfezioni, va a coprire, si fissa con la cipria, però come vi faccio a dirvelo? È vero che è un correttore per imperfezioni, quindi è buono che sia abbastanza solido perché così non va a spostarsi durante il giorno. Però un correttore per imperfezioni, quelli SOS, dovrebbero anche accelerare l'asciugatura, in modo che mentre coprono vanno ad curare, mentre questo copre e basta. È vero che costa 5 euro, però è un buon, più che altro, più che SOS per imperfezioni, SOS per il trucco dell'ultimo minuto, perché abbiamo spunto l'imperfezione. Se non abbiamo un correttore a portata di mano, tac, tac, questo tranquillamente. E copre, fissa tutto quello che volete, ma non cura. Quindi ce ne sono altri che invece funzionano molto meglio. Quindi, ni perché la copertura è buona, la durata è buona, ed è anche se è un'imperfezione, quindi una zona calda, non va a sciogliersi perché è molto compatto ed è buono. Però, non fa proprio la stipicazione di un correttore ed è per le imperfezioni con gli SOS. È vero che la formula è completamente. Non ha siliconi, non ha schifezze, non ha parabeni. Quindi la formula è buona sicuramente, però c'è ancora qualcosa da migliorare. Quindi per adesso mettiamo un ni. Sì? No? No? Non lo so. Non lo so. Non lo so, è perfetto. Pensiamo che 5 euro, effettivamente 4,90, credo che sia neanche 5 euro. È un buon prezzo, sicuramente un buon prodotto, quindi mi è durato anche tanto come tempo perché è molto duro, quindi sì, però non fa l'azione che vorrei e quindi ni. Fatemi sapere se avete provata, come vi siete trovate e spero sia stata utile. Al prossimo video, ciao!